Filippo per Stato Quotidiano intervista Giuseppe Buccino, titolare di una rivendita locale di mezzi a due ruote, biciclette, quindi a Giuseppe Buccino, ciclo e moto, che ci presenterà un recente progetto, una recente sottoscrizione della fine della convenzione firmata l'8 maggio tra l'ente di Palazzo Dogana, l'assessorato provinciale dei risorse ambientali con dei rivenditori di biciclette della provincia di Foggia, finalizzata a disciplinare l'acquisto di bici con l'erogazione di un contributo da parte della stessa amministrazione provinciale. Il tetto complessivo del finanziamento è stabilito dal Stato provinciale, le risorse ambientali è destinato all'acquisto di biciclette ed ammonta complessivamente a 230.000 euro. Sono state suddivisi queste erogazioni di fondi fra i centri principali della capitanata, quindi parliamo di San Severo, Cerignola, Manfredonia, Foggia, Foggia avrà 1.300 bonus, Cerignola, San Severo, Manfredonia 333. Ogni nucleo familiare non potrà avere più, gli è concesso un bonus di 100 euro e ogni famiglia non potrà ricevere più di uno stesso contributo. Questa campagna di adesione parte il 19 maggio per terminare il 19 giugno del 2010. Allora, nelle parole di un rivenditore storico a Manfredonia di mezza di ruota di biciclette, Giuseppe Buccino, andiamo a conoscere questo progetto recentemente approvato dalla provincia di Foggia. Allora, il progetto, come lei ha già anticipato, prevede 333 bonus per Manfredonia, di cui ne possono usufruire uno per ogni nucleo familiare. Io l'iniziativa la trovo eccezionale per due motivi: uno perché è un acceleratore di vendite importante per noi, due è un risparmio notevole per chi vuole avvicinarsi alla bicicletta e tre, che è la cosa più importante, riduce notevolmente l'utilizzo della bici, l'inquinamento, dato dal traffico veicolare che a Manfredonia si può nettamente abbattere. In quanto è tutta pianura e non essendoci salite, la bicicletta si potrebbe utilizzare quotidianamente. Io la trovo un'iniziativa, come dicevo prima, ottima e spero che Manfredonia usufruisca di tutti e 333 i bonus, perché hanno un termine che sicuramente, nel caso in cui non dovesse essere completato, verrà prorogato dalla provincia stessa. Trova giusta questa suddivisione stabilita in sede di sottoscrizione del progetto, quindi parliamo di Foggia 1.300 bonus, 333 per Manfredonia, quindi si è seguita una linea in base a numeri residenti, quindi sembra giusto questa linea adottata dalla provincia? Saranno Ma sufficienti questi 333 bonus? per Manfredonia io ovviamente avrei gradito almeno il doppio perché il numero di abitanti non è un quarto di Foggia, quindi qualche bonus in più non sarebbe stato male. Però che dire, questi 303 bonus sicuramente per quello che è la nostra realtà nei confronti delle politiche in questa direzione è già tanto. E io mi accontento di questi 333 bonus. Come è andata in questi giorni? Nonostante la campagna di adesione parte dal 19 maggio, quindi siamo a pochi giorni dalla partenza di adesioni, forse già c'è un fermento, la concessionaria Buccino, forse già un po' di residenti sono già avvicinati alla concessionaria per la richiesta di adesione. Cosa ha risposto? Sì, da quando la notizia è stata pubblicata su internet da alcune testate giornalistiche, c'è stato molto entusiasmo da parte del pubblico manfredone. È venuta tanta gente a informarsi, qualcuno addirittura avrebbe voluto anche prenotarla prima, la bici, ma questo non è possibile in quanto è necessario compilare un modulo, che la provincia ci darà solo il 18, perché il 19 si potrà accedere alle 9 di mattina alla richiesta di autorizzazione di questo bonus del valore di 100 euro. Questo in parte va comunque a contraddire quello che la sottoscrizione, ciò che ha preceduto la sottoscrizione di questo piano. Da Foggia, ed è stata una polemica forse politica, si andava a obiettare, se stato dall'ambiente, una predilezione per il centro di Manfredonia a discapito di quello foggiano. Secondo Giuseppe Buccino, che da anni vive nel settore, allora è forte il legame che lega il cittadino di Manfredonia al mezzo a due ruote, e lo starebbe quasi a testimoniare la richiesta precedente al piano fatta già in questi giorni. Ma a quanto pare è abbastanza forte,
è abbastanza forte e quindi io gradirei ci fossero maggiori sostegni per questo tipo di iniziative, perché ripeto, Manfredonia è un paese che si estende prevalentemente in pianura, quindi stimolare l'utilizzo della bici è una mossa vincente per l'inquinamento e per i cittadini che vivrebbero in un ambiente più sano e pulito, e poi c'è un abbattimento di costi e tante altre cose negative. Quindi io penso che sia molto positivo l'utilizzo della bici e soprattutto l'incentivo da parte delle istituzioni a far utilizzare appunto la bicicletta. Ma comunque, a prescindere adesso da questo piano che parte il 19 maggio, negli anni come giudica, ma anche attraverso un voto da 1 a 10, la reazione dei manfredoniani con i mezzi a due ruote, al di là della macchina che si sa, insomma, si usa, si predilige per tante cose? Purtroppo il manfredoniano, per quello che ho potuto riscontrare io nel corso di questi anni, non è molto predisposto nei confronti della bici, non so se è per pigrizia, per abitudine, e questo è un dato negativo che purtroppo non mi fa piacere, però questo io ho avuto modo di riscontrare in questi anni. Fra un'altra forma di promozione, di sviluppo delle mobilità sostenibili a livello urbano, c'è anche il progetto Bike Sharing, che non è correlato a questo, comunque è un progetto che il Comune Manfredonia ha aderito, e magari possiamo anche fare un piccolo accenno di cosa consiste questo progetto e di quali sono i piani futuri per lo sviluppo del Bike Sharing a Manfredonia. Il Bike Sharing è un'iniziativa altrettanto ottima, in quanto consiste in questo: ci sono delle stazioni che ospitano delle bici elettriche e il cittadino può gratuitamente usarle per un tempo massimo previsto. Poi come funzionerà precisamente non spetterà a me deciderlo, ma lo deciderà l'amministrazione, e questo sarebbe un ulteriore stimolo a non utilizzare i veicoli. E se si individuassero dei punti strategici, tipo la stazione o le stazioni varie dei pullman, dei treni, sarebbe un ottimo stimolo, ripeto, a non utilizzare i veicoli, in quanto un qualsiasi cittadino che arriva nei pressi della stazione dove ci stanno le biciclette può gratuitamente usufruire di un veicolo elettrico e arrivare nella zona a lui interessata, lasciare la bici e quindi consentire magari un altro utilizzatore o utente di fare la stessa operazione. Tutto questo senza inquinare, con dei vantaggi per l'utilizzatore e per l'ambiente, io direi notevoli. Quindi che ben vengano queste iniziative. Per concludere, vogliamo quindi fare un messaggio per spingere i manfredoniani, i pigri, i meno pigri, ad usare un po' più, insomma, la bicicletta. Che messaggio possiamo dare, insomma, in considerazione di quanto faccia bene andare in bici? Ma l'unico messaggio che io mi sento di dare ai miei concittadini è questo: che per migliorare qualsiasi ambiente in cui si vive è necessario e fondamentale dare un contributo personale, a parte quello che la legge prevede, perché se noi abbiamo rispetto dell'ambiente in cui viviamo, è chiaro che i vantaggi sono anche i nostri e i danni che causiamo al posto in cui viviamo sono nettamente inferiori. Pasuka lumi horonya ye.